Le montagne della Sierra Nevada in California, Stati Uniti, ospitano le più grandi e vecchie sequoie del mondo, alte fino a 100 metri e risalenti a 3.000 anni fa. Una dozzina di alpinisti volontari hanno partecipato ad una spedizione per raccogliere campioni genetici di questi alberi. Piantare nuovi alberi, grandi alberi in tutto il mondo è assolutamente fondamentale per compensare l'impatto dei cambiamenti climatici. Le sequoie giganti, larghe diversi metri, possono crescere fino a 100 metri di altezza. Sono quindi ideali per assorbire gas a effetto serra come l'anidride carbonica, responsabile dei cambiamenti climatici. Possono vivere 3.000 anni, sopravvivendo a incendi, siccità e malattie. Riteniamo che c'è qualcosa di speciale in questa loro genetica che può aiutare a resistere alle variazioni del cambiamento climatico, al riscaldamento globale. Se sono vissute per 3.000 anni, forse la loro genetica è speciale. L'alpinista Jim Clark ha raccolto diversi rami giovani. Successivamente sono stati portati in laboratorio nel Michigan, in cui i campioni sono stati adeguatamente piantati. Queste sono le punte che abbiamo preso dalle sommità delle sequoie. Siamo andati fino all'estremità dei ramoscelli e li abbiamo raccolti. I campioni crescono sotto luci fluorescenti in ambiente umido con temperature che favoriscono lo sviluppo. Nonostante tutte le cure, in maggioranza non sopravviveranno. È un miracolo biologico che questo rametto, che viene da un albero di 3.000 anni, può fare le radici tanto da darci una miniatura di un albero di 3.000 anni. La genetica resta la stessa, non cambia. Questo alberello sarà geneticamente esattamente lo stesso come l'albero madre. Piuttosto scettico invece Todd Dawson, professore di biologia integrata all'Università della California, Berkeley. Per Dawson la clonazione non servirà a raffreddare il pianeta. Secondo lui bisogna smettere di adoperare combustibili fossili e basta. La cosa servirà a rigenerare le foreste. Il ritmo con cui il clima sta cambiando in questo momento non si era mai visto nella storia del pianeta, per questo dobbiamo pensare a soluzioni molto rapide. Un albero a lenta crescita potrebbe non tenere il passo col ritmo con cui la Terra cambia in questo momento. Tuttavia, piantare questi alberi non provocherà certo danni. Entro la fine dell'anno verranno piantate fino a 1.000 nuove sequoie nella regione dell'Oregon, dove i fusti hanno le migliori possibilità di crescere. Intanto, il team statunitense ha già clonato 170 specie e piantato 300.000 cloni in tutto il mondo.